Oltre le sbarre è un progetto che verte sull'informazione reale, l'abbattimento di pregiudizi nei confronti di coloro che attuano, attraverso attività artistiche, una reintegrazione emotiva nella società. Un reportage con lo scopo di parlare degli esclusi e degli emarginati, ai quali spesso la società non offre una seconda possibilità. Un percorso intenso in cui è emersa una profonda umanità e un impegno costante da coloro che hanno sì sbagliato, ma ha scelto anche di migliorare la loro condizione. Un lavoro per dimostrare quanto sia indispensabile conoscere la realtà dall'interno. Oltre le sbarre nasce proprio dalla volontà di sensibilizzare la coscienza collettiva e aprire le porte alla condivisione umana, allontanando ciò che di marcio troppo spesso rinchiude la nostra mente e il nostro cuore. Qual è il significato che date a questa attività culturale? Quanto vi aiuta? L'arte è sempre qualcosa di buono, è un qualcosa che ti permette di aprirti al futuro, di modificare il tuo passato e di sperimentare nuovi orizzonti. È un'attività, naturalmente io ringrazio la direzione dell'istituto che ci dà questa opportunità di sperimentare questo percorso. Come ti dicevo, l'arte è qualcosa che va al di là delle sbarre, al di là dei muri, riesce a battere tutti i pregiudizi, voli con la fantasia e non solo con la fantasia. Dei vivi e dei morti. D'altra parte, Lenzavacche è un paese misterioso, perché come avete visto qui, proprio sotto questo sole che spacca le pietre, si dice, si mormora che siano vissute le streghe. Le streghe! Le streghe! Le streghe! Le streghe! Le streghe! Le streghe! Ovviamente l'attività teatrale, culturale in questo caso, è un esperimento nuovo, è un arricchimento, perché il teatro è cultura, è arte. Quindi è qualcosa di positivo. E per noi, per il nostro vissuto, sperimentarci in qualcosa di positivo credo che sia un arricchimento e appunto una cosa positiva. Vi era mai capitato prima di salire sul tavolo di un palcoscenico? Avete mai pensato di trovarmi in questa situazione di attore? Ma personalmente è la prima volta. Io credevo di non farcela perché sono un tipo abbastanza emotivo e un po' timido. Mi sono scoperto attore, diciamo così, ed è stato sempre uno scoprirmi e un arricchirmi sicuramente. Un personaggio molto sensibile, un personaggio anacronistico per i tempi del fascismo, appunto, e in me, cioè, si rispecchia in me perché io, appunto, come dicevo prima, sono molto sensibile. Non va vista come una differenza in quanto tale, ma un'unicità, cioè ognuno è unico per quello che è, o è disabile, o è, diciamo, tra virgolette, normale, siamo unici a modo nostro. La notte scura e non mi perdo. Come un'armuzza in pena vai cercando
lito bitrizzica fecero danno. Mi fai toccare funno, io non capisco niente, la testa è sempre china di pensieri. Senza l'occhiato tuo non posso stare, lo cuore batti forti, se tu mi rapi porti, di chi sto paradiso è la follia. Vetti nell'occhio tuo e tu stirri, caluci in un mezzo capigi, fila di ferro e zucchero, la faccio una bannera, tu ne ci batti un sole, sole di primavera, per mia tu sinattia si cana. Ca quando arredi il tempo a chiana, io vengo appresso a tia, fiori di poesia, ca fa poesiario mondo sano. E di far uscire di noi stessi delle doti che non sapevamo. Troppo fragile, mi sono detto, ora ci penso io. Musumeri dottore, farmacista romadano. E scusate se lo dico con il modestio. Grande amacone, che ci volete fare? Troppo irresistibile sono. Come posso dire, ci siamo creati tutti nei personaggi, ognuno per quella storia. E per noi è importante pure. Cosa c'è di suo nel personaggio che interpreta? Di mio c'è la comicità, tanta comicità c'è. Impegno teatrale sul palcoscenico, di un'attività culturale come questa per i detenuti di un carcere. Ma dunque noi facciamo tante attività, fra queste quelle espressive hanno un valore particolare, perché la detenzione rischia, ecco, senza queste attività, di spogliare la persona della propria personalità, delle proprie peculiarità. Invece, dando questi spazi, c'è una possibilità di espressione, anche di essere altro. Ecco, non per niente, in tutte le carceri quasi, ci sono attività teatrali, e è un'attività che è più diffusa e più trainante, probabilmente perché c'è questo bisogno di essere altro, di essere altrove. Questa è la peculiarità del teatro, e noi constatiamo questo carattere trainante ogni volta che c'è un'attività di questo genere, anche il canto, anche
delle autorità artistiche, hanno un'attrattiva, il teatro ha questa particolarità. Riunirsi per fronteggiare gli eventi difficili della vita, affratellandosi così in un vincolo di solidarietà. Streghe di Lenza Vacca è un testo teatrale che vi mette alla prova e riempie le vostre giornate. Qual è per voi l'emozione, il significato di partecipare a una recita teatrale? Partecipare a questa, diciamo, recita teatrale ci sta dando, diciamo, nuove esperienze, stiamo imparando molte cose. È importante perché, diciamo, che ci occupa un pochettino il nostro tempo, diciamo. Il tempo che c'è qui, diciamo che è un tempo inutile, senza fare niente, no? E allora con questo, con, diciamo, queste aree del triennale che facciamo questi corsi, diciamo, teatrali, eccetera, ci mettiamo un pochettino in gioco e nel frattempo anche ci riempiamo un po' di tempo inutile che perdiamo. Guardandovi negli occhi, perché tutto quello che ha da dire alla vita Rosalba o lo legge sui libri oppure lo racconta al suo figlio. Adesso ascoltatela, guardatela. Ecco a voi la storia di Felice e delle streghe di Lenza Vacca. Non sopportano un bambino così evoluto in un mondo di ciechi. Altro che idea, rivoluzione! L'esperienza ho ricavato tante cose positive perché mi sento di essere un po' più cambiato, ad aprirmi con le persone, ho trovato in me una cosa che non sapevo. E sono tanto orgoglioso e spero di continuare. Ovviamente ci ho provato e alla fine, come posso dire, diciamo, mi è piaciuto quello che ho fatto, mi sta continuando a piacere quello che sto facendo e sì, a livello, diciamo, di quello che provo, pensavo che non, come posso dire, non riuscivo, diciamo, a buttarmi così, invece tutto sommato, diciamo, ci sono riuscito. Il teatro, tra le varie attività culturali, però è quella che probabilmente aiuta maggiormente la socializzazione. Sì, l'aiuta, perché il teatro, come dice chi lo fa in maniera professionale, intanto è una disciplina, è un lavoro di gruppo, quindi aiuta a stare con gli altri. E poi noi aggiungiamo un elemento forte di socialità e di socializzazione dal momento che dedichiamo la maggior parte di questi spettacoli agli spettatori esterni. In questo caso, nel caso del teatro fatto, detto da Simone Loiaco, saranno studenti, tante altre volte sono cittadini che vengono, prendono contatto con la realtà carceraria, con
i detenuti vedono che sono persone come le altre, che il carcere tutto sommato è una articolazione della società come le altre, certamente è più spiacevole, però non c'è niente di orribile e di respingente. Le streghe di Rinzavacchi, che cosa vi ha trasmesso, cosa vi ha insegnato questo testo teatrale che è la rielaborazione di un libro di successo? Che emozioni vi ha dato? Diciamo che è un altro capitolo che abbiamo fatto, perché prima di questo abbiamo fatto già qualcun altro. Questa è un'altra emozione ancora, perché ci stiamo mettendo ancora in gioco, diciamo, per un altro, diciamo, evento di questo qua, che ci dà dell'emozione molto, diciamo, in questo momento che ne parlo, diciamo, sono abbastanza emozionato per quello che già dovremmo affrontare, diciamo, in scena. No? Cosa comporta per voi, qual è la passione e la partecipazione che mettete in uno spettacolo teatrale? La passione è che insegno, diciamo, un'esperienza che non ne ho fatto mai prima di oggi, e spero di trasmettere questa cosa, diciamo, a chi mi ascolta e chi di fronte a me. Va? Un'esperienza nuova, positiva, da ripetere? Sì, questo senza dubbio, perché è una cosa bella. Ora che io già ho provato questa esperienza, è una cosa bella. E questa è la mia esperienza. Il teatro rappresenta l'arte, la fantasia, e in questo posto ci aiuta ad evadere molto con la mente. Tra l'altro io sono un ragazzo molto timido e avevo difficoltà, diciamo, ad espormi col pubblico. Ora piano piano sto, diciamo, migliorando questo mio problema. Vi ha superato, vi ha aiutato a superare appunto anche delle ore da riempire, un'esperienza da ripetere? Sì, sicuramente sì. Emozioni condivise sul palco, durante le prove, dietro le quinte, tra il pubblico, in teatro. Attori e spettatori, i ruoli si interscambiano. Non è in scena un romanzo adattato in testo teatrale, ma una rappresentazione della vita dove tutti sono diversi. Felice, il farmacista, il maestro, ma anche i paesani. È diversa l'epoca storica, il contesto sociale. Sono diversi i normali e diversi i diversi, buoni e cattivi, è diversa la vita. Non è importante la qualità della recitazione, ma il coraggio di mettersi alla prova,
di spogliare la propria anima davanti a tutti, una prova di forza più grande della pena che si deve scontare. Non si giudica nessuno per il passato, ma solo il presente e la volontà di cambiare per essere pronti al dopo, oltre le sbarre. Una funzione importantissima nel percorso di riabilitazione del detenuto, di riacquisizione di tutti i valori che sono stati lesi in modo doloroso dal reato all'interno della società, per tanti motivi, non soltanto perché sviluppa la creatività, la fantasia e quindi naturalmente ha la possibilità di far evadere con la mente, con il cuore, al di là della realtà che si sta vivendo, ma anche perché imprime alla recitazione delle regole. Il teatro è disciplina soprattutto e quindi c'è una riacquisizione del valore della norma che è stata violata attraverso un esercizio di natura poetica, artistica, fantasiosa, che è un modo assolutamente dolce, visionario, se vogliamo anche, ecco, pietoso di riacquisire il valore della norma violata, proprio perché non avviene attraverso una imposizione ma attraverso l'esercizio artistico. Quindi la regola del palco, paradossalmente, è una regola che di buon grado viene vissuta dall'attore e dal detenuto perché è funzionale ad un risultato finale, un risultato positivo, e quindi pian piano si impara a stare nei ranghi, si impara a muoversi all'interno di un recinto che è quello legislativo, senza però subire, ecco, dall'esterno la norma, la legge, la disposizione normativa. Buongiorno, signori e signori, mi avete già conosciuto, sono il maestro Alfredo Mancuso. Oggi vorrei raccontarvi una delle storie con cui intrattengo i miei alunni. Questa si intitola Un professore. Un professore a di tempi aveva, quando a scuola non c'era. Iddu sempre mi diceva, picciriddu, se in da vita qualcheruno vuol diventare, arruoditi sulla tia a pensare. Per l'uomo lo ciavaglio è sorore, fatica e dolore. Se li soldi vuole fare, sanno a vaghettare. Tu, invece, per importante a diventare, sembri meglio vaneduzzi a pigliare. Vuoi fama, vuoi rispetto, vuoi onore, allora malancina a diventare. Mi sgarro e su piccheria che lo mondo ti vuole fare, arrivoditi che con lo sanno sa va a lavare. Da sto mondo parallelo non esiste carità, di perduno non barare, e ho bisogno, o ferro, a cantare. Tu pensa solo a quanti soldi vuoi sommare e a tutti i vizi e femmine che appuntare. Sto mondo sogno pittia, visto che già comanda la vita mia. E fa così, signori miei, che seguendo sti insegnamenti, ma ritrovai solo e senza niente. Magnonno, camminando, camminando per la via, cercando modo per salvare la vita mia, orestino mi fece incontrare a te. Pi la mano mi pigliasti e dicendomi bene con mia, mi insegnasti tutto quello che non sapia. Rispetto per la legge e per le gente, carità per poveretti e sofferenti. Per tutti quelli che hanno bisogno, a rispondi sempre presente. Chisto vuole lo divino, essere coerenti con le sue insegnamenti. A ruote di merisse, quando tutto pare paro, tu hai essere lo faro, che con tutta la sua luce rassicura ad ogni posto l'abitante. Ricchi, poveri, onesti o briganti, sempre figli do Signore, siamo tutti quanti. Tante cose mi insegnavo sto cristiano, e oggi vi voglio confessare. Sogno pronto, vita nuova, posso affrontare.